Fabrizio Corona minaccia Ilary Blasi, svelerò tutta la verità. Continua la vicenda in casa Totti. Qualche puntata fa, Fabrizio Corona, nella diretta del Grande Fratello VIP, aveva avuto una litigata accesa con la padrona di casa Ilary Blasi. I due si accusavano di vicissitudini accadute in passato e che non si erano mai dette. Entrambi infatti si sono tolti parecchi sassolini dalla scarpa, soprattutto Ilary che accusa Corona di aver divulgato una fake news in un momento delicato della sua vita. In quel periodo infatti, la Blasi era incinta del primogenito Christian, e la cosa ovviamente portò delle conseguenze pesanti all'interno della famiglia. Francesco Totti, ha sempre respinto le accuse di Corona riguardo un suo presunto tradimento con Flavia Vento. Totti continua a farlo ancora oggi ma sembra che però le certezze di Ilary stiano iniziando a scricchiolare, per delle nuove rivelazioni che ci potrebbero essere. La guerra sembra quindi soltanto all'inizio. Secondo alcune fonti, Ilary non starebbe passando un buon periodo, non riuscendo neppure a dormire la notte. Tutta colpa della furiosa litigata avvenuta in studio durante una puntata del Grande Fratello VIP. Fabrizio Corona infatti, se all'inizio aveva chiesto delle scuse prima a Totti e poi a Ilary, sembra voler andare a fondo alla questione, svelando alcuni segreti che sono rimasti per anni chiusi nel cassetto. Le accuse di Fabrizio Corona. Corona ammette, lei ha voluto difendersi dal tradimento ma se la deve prendere con suo marito, non con me. Il riferimento è alla storia del 2005, quando Ilary era incinta di Christian e sui giornali si parlò di un incontro clandestino fra il marito e la showgirl Flavia Vento. Ha poi aggiunto, io non ce l'ho mai avuta con lui. A pagare dopo questa storia non siamo né io, né lui, né lei ma i nostri figli. Rispetto chi è capace di sedersi a tavolino e parlare dei passibili errori del passato, perché si cambia e si ragiona. Ilary Blasi nonostante questo, si è sempre fidata del marito, ma questa volta le minacce di Corona sembrano averla destabilizzata e non poco. Totti dal canto suo, è sempre stato un marito modello ed un padre perfetto. E sapere che da un giorno all'altro potrebbero esserci state delle sorprese, rischia di rovinare la famiglia. Francesco Totti, nelle pagine della sua biografia, ha fatto riferimento a questo evento che in qualche modo ha fatto parte della sua vita. Ha dichiarato, la verità è che io conosco Flavia Vento una sera in cui Ilary non c'è, ad un evento sulla Tuscolana. La settimana successiva sono gli amici al Prado, un ristorante di Trastevere, quando Giancarlo e Angelo mi segnalano che ad un altro tavolo c'è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. Saluti e sorrisi da una parte all'altra della sala, senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Andando via c'è un'altra serie di saluti da lontano e stop. Me ne vado a casa e... Questa è la versione di Francesco Totti sulla presunta love story con la Vento, mentre secondo Fabrizio Corona, Totti avrebbe proprio tradito la moglie ad un mese dal matrimonio, affermando che nel libro ci sono scritte molte falsità. Altra verità in arrivo che potrebbe sollevare un altro polverone?